rilanciare la crescita creando posti di lavoro. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, con un investimento di 8 miliardi e 200 milioni, ce ne vorranno 22, non 8, no? Ma seguendo, prendiamo per buoni i dati del Ministero, si creerebbero 6.000 posti di lavoro, 2.000 diretti e 4.000 indiretti. Cioè per ogni milione investito si creerebbero 0,73 posti di lavoro inutili e dannosi. Questo per dire che l'obiettivo della crescita dell'occupazione è sbagliato. Secondo il Sole 24 Ore, se si investisse 1 milione in fonti rinnovabili, che è la cosa sbagliata che io ho detto in prima istanza, si creerebbero da 3 a 4 posti di lavoro. Se si investisse, su dati del Sole 24 Ore, se si investisse 1 milione in efficienza energetica, cioè nella riduzione degli sprechi, cioè nella diminuzione delle merci che non sono beni, cioè nella decrescita selettiva e guidata del prodotto interno lordo, si creerebbero 13 posti di lavoro utili. Allora, il punto d'incontro con la FIOM è stato questo, che gli abbiamo detto, e loro su questo stanno ragionando seriamente, che oggi l'unica maniera di creare posti di lavoro nei paesi industriali avanzati è creare posti di lavoro utili, cioè nella riduzione degli sprechi, cioè nella decrescita felice. Allora, immaginiamo che Simono decida di porre al centro della sua politica economica e industriale, anziché la crescita, la ristrutturazione del nostro patrimonio energetico, perché le nostre case consumino, come le peggiori case tedesche, noi consumiamo per risparmiare le case 20 litri di gasolio al metro quadrato all'anno, 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania danno la vivibilità delle case che ne consumano più di 7. Se noi l'impegno fosse a ristrutturare le nostre case, cosa succederebbe? Che consumando 2/3 in meno le nostre case, noi dobbiamo comprare meno gas e meno petrolio dall'estero. Se compriamo meno gas e meno petrolio dall'estero, risparmiamo dei soldi. Se risparmiamo dei soldi, possiamo pagare i salari e gli stipendi delle persone che lavorano per fare in modo che le nostre case consumino di meno. Ma se le nostre case consumano di meno, il PIL che cosa fa? Cresce o diminuisce? Allora, questa è la prospettiva su cui noi stiamo lavorando, nella modestia delle nostre forze, piccolissime. Come si può realizzare questo obiettivo? Perché a me non mi interessa delineare un progetto se poi non vedo chi è che può realizzarlo. Cioè, noi dobbiamo cercare di costruire un nuovo blocco sociale in grado di far proprie queste idee perché le pensa desiderabili. Oggi chi comanda nei paesi industriali avanzati? Comanda un blocco di potere che è costituito dai partiti tradizionali, ottocenteschi e novecenteschi, tutti, destra e sinistra, senza nessuna distinzione. Secondo, dalle aziende multinazionali. Terzo, dal potere politico militare. Ed è un intreccio fortissimo, perché chi è che fa lavorare nelle grandi opere, le grandi aziende multinazionali? Il potere politico, ottocentesco e novecentesco, che pensa che la crescita sia l'obiettivo. Ma le grandi aziende multinazionali hanno molto bisogno di energia, dove la vanno a prendere? Con la guerra, il potere politico militare. Chi è che dà la promessa alle industrie di costruire i caccia bombardieri? Il potere politico, ottocentesco e novecentesco. Cioè c'è questo blocco di potere. Cioè, se non si scalza questo blocco di potere, noi non saremo in grado di dare gambe a delle idee, a un progetto di società futura. E chi è il blocco che noi vogliamo costruire? Un blocco costruito da un soggetto politico, da soggetti politici antropologicamente diversi da quelli dei partiti tradizionali. Ci sono delle liste civiche, c'è il Movimento 5 Stelle che stanno andando in questa direzione. Io non sono un sostenitore del Movimento 5 Stelle, dico che è una forza politica che non rientra nella logica ottocentesca e novecentesca della crescita, che ha un'idea della politica diversa. Secondo, la piccola e media industria e i professionisti. Perché se l'obiettivo è ristrutturare il patrimonio edilizio, non lo possono fare le grandi imprese multinazionali, lo possono fare soltanto le piccole aziende presenti sul territorio, i professionisti presenti sul territorio, gli artigiani, tutto. Dobbiamo creare forme di economia completamente diversa, abolire la grande, cioè nella nostra, non nella nostra mente, nelle nostre scelte quotidiane, la grande distribuzione organizzata, favorire il rapporto diretto tra produttori e consumatori sul territorio, tutto questo. Favorire al massimo l'autonomia energetica, l'indipendenza alimentare, la riduzione della dipendenza dalle fonti fossili, sia nell'agricoltura chimica, sia nel riscaldamento delle case, sia nei trasporti e così via. E tutte quelle realtà sociali, associative, gas, banche del tempo, comitati, che voi
qui rappresentate, a mio modo di vedere, questo tipo di convegno, in questa vostra presenza, è un terzo del blocco sociale che dovremo costruire insieme alla piccola e media industria e insieme ai suoi soggetti politici non legati ai partiti tradizionali, per dare gambe a un progetto di decrescita che si realizzi mediante la riduzione degli sprechi e la creazione di occupazione utile.